penso che per i bambini sia una cosa simpatica, insomma, magari passare mezz'oretta così insieme anche agli altri bambini che così si conoscono, possono sì, fare amicizia, insomma, quindi mi dispiacerebbe molto, sì. È diventata uno dei simboli del Natale e del Carnevale di Treviso. Stiamo parlando della giostra che si trova in Piazza dei Signori. Una tradizione per i trevigiani. I bambini si divertono su e giù da cavalli e carrozze anche se la giostra è ferma. Ma l'attrazione quest'anno potrebbe essere smontata prima del tempo. Risulterebbe che non sia stato prorogato il termine per l'autorizzazione a rimanere qua anche tutto febbraio, tempo in cui molti bambini vengono qui nel tempo di Carnevale. Certo che ai bambini piace, credo che è anche bella, insomma. È anche bella, dice questa signora. Qualcuno a Cassugana però non è della stessa opinione. Qualcuno all'interno della maggioranza, credo anche nell'ambito della giunta, ritiene che non sia adeguata a questa importante piazza. Io ritengo che però si tratta di qualche mese, perché finirà poi con la fine del periodo di Carnevale. Tra l'altro è legata anche una serie di eventi che faranno sulla piazza legati alla giostra e ai bambini, e quindi mi pare che 2 mesi di occupazione di suolo pubblico di una giostra per i bambini non sia il togliere la bellezza alla piazza di Treviso. Secondo lei è possibile rimettere mano a questa decisione? Ma certamente, so che il sindaco Manildo è sicuramente una persona vicina ai cittadini e queste cose le capisce. Sono certa che si darà da fare per fargli ottenere la proroga.